La Polisportiva Palermitia e la FC Merecrichi, primo pareggio per la capolista fermata qui sul campo della terza in classifica. Un risultato alla fine giusto, credo, Gianluca Macri, presidente, allenatore della Polisportiva Palermitia. Una partita difficile, ovviamente, si sentiva moltissimo l'importanza della posta in palio e certo che alla fine magari sarete contenti anche del pareggio visto che l'avete fatto in recupero. Beh sì, da questo punto di vista siamo felici e contenti di aver fermato la corsa della Lafis Merecrichi. Su 10 partite ne aveva vinto 10, quindi siamo stati, diciamo, la prima squadra a prendere punti a questa capolista. Era una partita molto sentita, appunto perché arrivava la capolista. Poi noi veniamo da 2-3 settimane difficili tra squalifiche e infortuni, avevamo tantissime assenze. Gullà poi ha giocato mezzo stirato, quindi devo fare pure i complimenti a Gullà. E quindi era una partita difficile sotto questo punto di vista, però l'abbiamo preparata bene, i ragazzi hanno dato il 120%, non il 100%, alla fine forse penso sul piano del gioco meritavamo qualcosina in più noi, però loro se stanno lì non è per caso. Ecco, forse un pochettino nel primo tempo non avete l'opportunità di segnare quel gol che magari poteva darvi una spinta in più. Sì, vabbè, chiudere il primo tempo in vantaggio sarebbe stata tutta un'altra partita. Poi loro alla prima azione nel secondo tempo hanno trovato il vantaggio ed è stata tutta una partita in salita, molto, molto difficile e dura a livello fisico proprio. Mister Alberto, allora, della Life Super Click, prima partita in cui non cogliete 3 punti, però è stata una partita abbastanza tirata, voi avete avuto il merito di passare in vantaggio, poi la Polisportiva Palermitia vi ha raggiunto, sostanzialmente credo un risultato giusto. Sì, giustissimo, e se permettetemi faccio i complimenti al Palermitia che è un'ottimissima squadra. Se riesce a giocare palla a terra, come dice il suo mister, che io ero vicino al suo fianco, lo sentivo, arriveranno a buoni risultati. Secondo me sono da seconda classifica.